La semifinale è ad un passo, ma solo una, tra Siamare e Savio potrà andarci e a deciderlo. Sarà proprio questo match in campo, proprio i densi di Capriolu contro il giallo-blu di Eros Guglielmo. Riesce a girarla Mirti, appena però il pallone Sange che riesce a far girare verso Calidi che ci prova con il destro e stava un gol spettacolare. Calidi che in diagonale non ha perdonato Falcidi, non gli ha lasciato scampo. Quando siamo al quinto minuto nel corso di questa prima frazione, l'Ostia Mare mette la testa in avanti. Centrali, dove sale Scartocci, palla al piede, la verticalizzazione, poi all'indirizzo di Cecilia che tenta la percussione, riesce poi a correggersi toccando sul versante di sinistra, quella che va dalle parti di Palermi, si appoggia ancora a Palermi, il cross in mezzo per Tiziano che ci prova. Prova subito Pacchierotti ad andare sul pallone, non c'è fallo, dice il direttore di gara sul Troiano. Pacchierotti al centro per Palotti e arriva il 2-0 dell'Ostia Mare proprio sull'asse. Pacchierotti-Palotti ha imbastito la trama, il numero 11 ha rifinito alla perfezione, il numero 9 pallone in fondo al sacco e al settimo minuto l'Ostia Mare mette più di un piede in semifinale. La perfezione con il mancino dalle parti di Gazzellone che cambia gioco ancora verso Pacchiarotti. Pacchiarotti, Pacchiarotti in qualche modo l'estremo difensore e poi Pacchiarotti a porta completamente sguarnita mette in fondo al sacco anche il 3-0 e adesso sì che l'Ostia Mare può sentirsi tra le magnifiche 4. Fino alla fine Alfonsetti capita la battuta all'indirizzo di Capogna. Capogna zona cross la mette al centro sul secondo palo, poi non riesce ad arrivare Mirti, poi comunque vince il contrasto con Salviani, la mette al centro il cross sul pallone, si era avventato Capogna ma i guantoni di Pesenti sono arrivati prima di tutti. Savio che la riconquista ancora, lavora il pallone dietro la formazione di Guglielmo, cerca di farla scorrere Mirti, non trova però alcun compagno e allora Ostia Mare subito in avanti. Pacchiarotti che è passato in posizione centrale nel tridente di Capriolu, il tocca all'indietro e attenzione perché combina la frittata Mancini che spalanca la porta a Pascarella che non se lo fa ripetere due volte e infila anche il poker bianco-viola.